Dal libro del profeta Isaia. Messaggio che Isaia, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: Venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie, e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore, egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite. Camminiamo nella luce del Signore. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava. Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente. Gesù gli rispose: Io verrò e lo curerò. Ma il centurione riprese: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io che sono un subalterno ho soldati sotto di me. E dico a uno: Va. Ed egli va. Ad un altro: Vieni. Ed egli viene. E al mio servo: Fa questo. Ed egli lo fa. All'udire ciò Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: In verità vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe, nel regno dei cieli. Di quanti avventi abbiamo bisogno per convertirci finalmente? Quanti Natali ancora dobbiamo celebrare perché veramente Cristo nasca in noi? Tanti, lo sappiamo bene, perché il nostro desiderio e la nostra volontà sono forti, ma forti sono anche le obiezioni, le distrazioni, le lentezze del nostro cuore. Tanti, perché ciò che sono quest'anno poco assomiglia a ciò che ero lo scorso anno e 10 anni fa. L'anno liturgico è come una spirale che torna sullo stesso punto, ma ad un livello più profondo, e se abbiamo il coraggio della fede e dello stupore, se abbiamo il coraggio ancora e ancora di metterci in gioco, allora possiamo davvero vivere una vita ogni volta rinnovata, ogni volta guarita nel profondo. Anche noi, come il centurione di oggi, ci avviciniamo al Signore ben consapevoli della nostra fragilità. Il servo di Dio che è in noi, la parte che ha scoperto e amato il Signore, langue. Allora, la parte forte e combattiva si rivolge al Maestro, chiede una guarigione, ma senza disturbarsi. Sì, Signore, di solo una parola e la nostra vita potrà rinascere e potremo ripercorrere con verità il cammino di avvento per farti ancora nascere in noi.